Squadra che vince non si cambia, ma cosa accade alla squadra che perde non è annoverato tra i proverbi. Dunque non si sa ancora quale potrebbe essere l'esito della riunione del coordinamento regionale del PDL, che oggi pomeriggio vedrà raccolta maggioranza e minoranza del partito. Ufficialmente sarà la continuazione dell'ultima riunione, con gli interventi di coloro che la scorsa settimana si erano iscritti a parlare. Il primo ad intervenire oggi sarà proprio il candidato alla presidenza della regione, Rocco Palese. Ufficiosamente però tutti sanno che l'incontro servirà a capire se la dirigenza che ha condotto la campagna elettorale con a capo il ministro Fitto resterà in sella oppure dovrà lasciare per fare spazio ad un'altra squadra. Erano state ventilate le dimissioni di Francesco Amoruso e Antonio Di Staso, ma ad oggi il coordinatore e vice coordinatore del partito in Puglia, pur avendo messo l'incarico nelle mani del partito, sono al loro posto. Il malcontento interno però è tutt'altro che placato, anzi a premere per un ricambio e soprattutto la fronda, ovvero la minoranza rappresentata dall'europarlamentare Salvatore Tatarella, dai deputati Francesco Di Vella e Antonio Azzollini e dal sottosegretario Alfredo Mantovano. L'idea potrebbe essere quella di affiancare altri due uomini ad Amoruso, ma su questa possibilità i fittiani restano cauti, temendo di perdere le posizioni acquisite nel partito finora. E anche oggi dovranno vedersela con la partecipazione al coordinamento, a meno che non sopraggiunga un'assenza strategica del senatore Gaetano Quagliariello, che nell'ultima riunione ha fatto sapere di volersi impegnare a risollevare il partito dall'impasse in cui si trova. Un annuncio non graditissimo ai luogotenenti del ministro Fitto, che intorno a lui fanno quadrato, ostacolando qualsiasi ingerenza extra regionale nella gestione del partito in Puglia.